abbastanza Parco di Trenno, che è uno dei parchi di cultura milanese. E poi cominciamo a entrare l'esco in città, e tra il Parco di Trenno e Bosco Città c'è ancora una zona agricola, che in realtà fa parte del Parco Sud, ed è un po' l'accesso dello spazio aperto nel nord-ovest milanese, cioè dove lo spazio aperto si insinua fino all'interno della città, quasi al suo cuore. Esistono spazi al di là del bosco in città, spazi aperti, agricoli, che pochi conoscono, ma che sono ricchi di qualità e di luoghi molto interessanti, come ad esempio il Parco dei Fontanili, che è un parco all'interno del Parco Sud, in cui alcuni comuni hanno recuperato i fontanili e creato percorsi ciclabili. Vedremo le piste ciclabili dell'alta velocità Milano-Torino, della compensazione ambientale dell'alta velocità, e poi anche luoghi strani sconosciuti. C'è un parco pubblico costruito negli anni 70, enorme, sono 7 ettari, è un quinto di Parco di Trenno, ma è completamente abbandonato, nessuno sa che c'è, il comune non ha mai attrezzato, mai messo le panchine nei percorsi, non ha un nome, eppure c'è e ce ne sarebbe bisogno. Poi a opere di compensazione dell'inceneritore di Figino, un bel percorso ciclabile, recupero di un fontanile, una collina artificiale, che sono completamente sconosciuti e nessuno li usa e stanno in stato di abbandono. E poi tantissime altre aree agricole interessanti, alcune molto malmesse, alcune abbandonate, alcune sono veramente dei retri, però sono tutti preziosi perché tutti producono ossigeno, producono paesaggio, producono cibo per la metropoli. Cancellarle e costruirci sopra vorrebbe dire perdere un bene comune. Beni comuni ci si accorge che sono comuni solo quando si perdono. E quando cominciano a mancare, manca ossigeno, non si sa come risolvere il problema di inquinamento a Milano, ma si continua a costruire tutto attorno. Bisogna cominciare a far di conto, a pensare che la gestione degli spazi aperti debba essere una gestione non in mano solamente a ogni singolo comune che pensa a cosa fare al di là del suo confine, al di qua del suo confine, ma non sa assolutamente cosa viene fatto al di là, e produce alla fine uno spazio aperto, frammentato, ognuna ha un destino a parte. Bisogna pensare che queste zone abbiano un destino unico, altrimenti verranno perse una per una. Quando se ne perde una, due, tre, 10, 20 di questi 125 nei prossimi 5-10 anni, prima di Expo e dopo Expo, sono perse per sempre.